come sono giunte a noi queste lettere di Paolo. A dire il vero, Luca era collaboratore di Paolo, ma non si deve a lui la trasmissione. Lui, a partire dal secondo viaggio missionario, è tornato verso Gerusalemme. Lì a Gerusalemme Luca è andato a consultare le fonti, il clan, soprattutto di Maria, molto probabilmente, ha scritto il Vangelo e poi, frutto della sua stessa esperienza con Paolo, ha scritto gli Atti degli Apostoli, punto. Le lettere di Paolo le ha scritte Paolo. Dopo bisogna verificare, noi studiosi abbiamo tutti i nostri criteri per dire, ma questa lettera è stata scritta proprio da Paolo oppure da un discepolo di Paolo? Va bene, si può discutere, però alcune, sette, sono proprio di Paolo. Benissimo. Come sono giunte a noi? E queste lettere venivano inviate a una comunità cristiana precisa, Paolo, Silvano e Timoteo, alla chiesa di Tessalonica. Bene, quindi queste chiese ricevevano questi scritti e li leggevano insieme, quindi spesso durante l'Eucaristia. Cioè alla domenica, e già al tempo di Paolo, si celebrava l'Eucaristia, certo nelle case, non nelle chiese che non c'erano ancora. Le case erano chiese, quindi delle ville, delle case un po' ampie, i cristiani si radunavano la domenica sera, ciascuno portava qualcosa da condividere, vino da bere, un po' di e all'interno di una bella cena ci si fermava e si faceva memoria dell'ultima cena di Gesù. Ecco, in quel contesto, quando arrivavano questi testi, la comunità li leggeva, naturalmente prendendo gli aspetti direttivi anche di Paolo. Spesso Paolo interveniva, diceva, questa cosa bisogna farla così, non so, la colletta di cui ho parlato, a un certo punto, dopo essere iniziata bene, il clima si era un po' raffreddato e lui prende, scrive nella seconda lettera ai Corinzi ben due capitoli per dire dai ragazzi, un po' di generosità. Ecco, direttive, indicazioni morali e poi soprattutto un approfondimento del mistero di Cristo, del mistero della Chiesa, che venivano lette lì. Poi naturalmente non c'erano i sistemi di stampa attuale, ovviamente. E allora cosa avveniva? Avveniva che le si copiava per mandarle sempre attraverso conoscenti cristiani, così, in altre comunità. Quindi si manteneva la propria copia e si faceva circolare un'altra e così si diffondevano in una zona. Bene, tutto questo materiale davvero imponente, perché ogni comunità ricopiava, eccetera, eccetera, è giunto talvolta in maniera frammentaria, talaltra attraverso manoscritti copiati prima in maiuscolo, in greco maiuscolo, poi in greco minuscolo, insomma man mano si evolveva anche la scrittura e la modalità di copiatura di questi testi, è giunto attraverso i secoli a noi. Il lavoro che hanno fatto gli studiosi a partire da Erasmo da Rotterdam, quindi dal 1500, così, è stato quello di verificare attraverso confronti ma qual era il testo originario, perché il problema era che copiando, visto che si parlava di errori prima, e gli scribi, gli scrivani cristiani talvolta facevano degli errori, oppure talvolta aggiungevano anche qualcuno che aggiungeva qualche frase che tutto questo materiale è giunto fino al 1500 così, e lì si è iniziato a studiare facendo dei confronti per giungere a un testo ipoteticamente più vicino all'originale di Paolo. Il cardinal Martini, per fare un esempio, era uno studioso a Roma nel Pontificio Istituto Biblico proprio di questo tipo di scienza biblica, la critica testuale, cioè confrontava i manoscritti antichi attraverso dei criteri storiografici molto accurati, giungeva a dire bene,
Questo è il testo che molto probabilmente ha scritto Paolo. Anche lì, attraverso questo tipo di studi, e concludo per non annoiarvi, attraverso questo tipo di studi si può addirittura dire: sì, ma questa lettera è stata attribuita a Paolo, però non sembra proprio di Paolo. Vi faccio l'esempio, più facile da comprendere, la cosiddetta lettera di San Paolo Apostolo agli Ebrei, che grazie agli studi ormai siamo tutti d'accordo tra gli studiosi, non è una lettera, non è stata scritta da San Paolo e non è stata indirizzata a persone di religione ebraica. Ma come fai a dirlo? Beh, leggiamo insieme, vediamo, studiamo, mettiamo in campo i criteri. Ad esempio, all'inizio, faccio solo un esempio, all'inizio Paolo mai fa mancare il suo nome, mai. Anche per quel pizzico d'orgoglio di cui vi ho parlato, ma soprattutto perché altri continuano a dire: tu non sei un vero apostolo. E allora Paolo, sempre al primo posto. Poi, agli inizi, mette altri sullo stesso piano: Paolo, Silvano e Timoteo alla chiesa di Tessalonica. È la lettera iniziale, nessuno lo ha criticato ancora. Man mano aumenta la critica: Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e Timoteo, fratello. Però sempre Paolo. Voi leggete la lettera agli Ebrei e non inizia così. Dio che ha parlato nei tempi antichi a più riprese, alla fine di questi giorni ha parlato nel Figlio suo. Strano. Attraverso questo tipo di confronti gli studiosi dicono: vedi, molto probabilmente questo scritto non è di Paolo. Poi magari andiamo in paradiso e Paolo ci rimprovera, perché dice: no, l'ho scritto proprio io. E va bene, fa parte dei rischi del fare il biblista, ecco.